Cari Tarantini, cari Tarantine, fatemi iniziare questo breve momento di riflessione con voi dicendo a tutti quanti che il vostro sindaco è veramente orgoglioso di voi, perché la città sta rispondendo con grande civismo, con grande senso di responsabilità alle indicazioni degli organismi sanitari sul coronavirus e alle norme che il governo sta licenziando in queste ore. Sono soprattutto orgoglioso perché finalmente tutta Italia si rende conto di quanto è difficile, di quanto è doloroso a volte anche per le attività produttive, per la vita di tutti i giorni, coniugare la salute con l'economia. E questa città ha una lunga esperienza da questo punto di vista, forse da oggi tutti quanti capiscono anche meglio l'anima di Taranto, le esigenze che Taranto esprime. È importante che in questi giorni non sottovalutiamo questo nemico subdolo che è il virus, soprattutto perché dobbiamo tutelare i più deboli tra noi, i nostri cari, i nostri colleghi, le persone anziane, le persone già fragili da un punto di vista della salute. Ed è per questo che è importante, come già hanno fatto illustri concittadini insomma, di Taranto, ricordare a tutti che bisogna restare a casa. Non si esce se non per lavoro, per questioni di salute, per comprovate esigenze. Chiaramente il Comune di Taranto lo farà ancora nelle prossime ore con una circolare esplicativa, tenterà di assicurare la normalità della vita di tutti quanti nel quadro delle restrizioni che il governo ha chiesto a tutta Italia, però è importante che per lo più si resti a casa, perché è l'unico metodo per prendere tempo, è l'unico metodo per assicurare ai nostri sanitari di lavorare agevolmente, di avere le sale di terapia intensiva e respiratori a disposizione e differire per quanto possibile il picco. La provincia di Taranto oggi è quella che sta reagendo meglio, anche meno interessata rispetto alle altre province della regione Puglia dal fenomeno, ma non dobbiamo abbassare la guardia. C'è un centro operativo comunale che si unisce ogni giorno, valuta ogni giorno i dati, fa un monitoraggio di tutto ciò che sta accadendo. La nostra polizia locale è in giro H24 per i controlli a tutti gli esercizi commerciali. Però, ripeto, la cosa più importante è che ciascuno di noi dia un contributo, come solo noi tarantini sappiamo fare nei momenti difficili. Bisogna restare a casa. Quindi anche il sindaco, per quanto possibile, lavora, resta a casa, resta nei suoi uffici, è tutto sotto controllo, però è importante che ci diate una mano. E noi tarantini le sfide importanti le sappiamo sostenere con grande capacità. Grazie a tutti per quello che state facendo e non abbiate paura, perché questo momento passerà e reagiremo al meglio e tenteremo anche di sostenere le aziende e le attività produttive che in questo momento, a causa dell'epidemia, hanno una grande difficoltà. Restiamo a casa, allora.